Lotto. Quando andarono da Lot questi angeli, gli uomini di Sodoma e Gomorra li videro e gli dissero a Lot: mandaci quei uomini che sono entrati dentro la tua casa, se no distruggiamo la tua casa e tutta la tua famiglia. Insomma, Lot doveva dare quegli angeli a quegli uomini per sodomizzarli, per abusare, per renderli schiavi. Ma loro, basta che parlavano, usciva il fuoco santo dalla loro bocca. E allora, però loro avevano solo l'incarico di avvertire Lot di uscire Dio li aveva incaricati solo di andare a prelevare, di portare fuori Lot da quella città. Avevano solo l'incarico di Dio di avvertire che doveva succedere alcune cose in quella città, doveva essere cancellata quella città, perché Dio si era proprio scandalizzato, si era proprio arridito di quella città, come Nive. Allora ha chiamato il suo servo fuori, ha mandato i messaggeri per tirare fuori il suo servo da quella città di peccato, di lussuria. No, Roberto, non perirono gli uomini di Dio. Perirono quella gente. Solo il popolo che si era. Quelli erano angeli di Dio, messaggeri. Quando sono messaggeri sono raccomandati e protetti dal Signore. Non possono perire gente che viene dal cielo. Gesù di solito manda Gabriele che è suo messaggero, l'arcangelo Gabriele. Però là manda due angeli particolari a riferire il messaggio e il comando di Dio che doveva succedere su quella città. Aveva proprio preservato e raccomandato e unto quei due angeli. Dovevano compiere quella missione incaricata da Dio. Perché era un unto di Dio, Lot. Alcuni scapparono, dice Roberto. Sono scampati solo Lot, sua moglie che diventò fuori città, che si girò e diventò una statua. Lot e i suoi tre figli. Lot e i suoi tre figli e qualcuno che se hanno avuto compassione, perché Lot disse a tutti, anche i suoi generi, gli disse: venite con noi che vi salverete, e i loro generi non vollero ascoltarlo, morirono tutti. È vero. Nei film fanno invece che molta gente si salvarono, che andarono dietro a Lot. Non è biblico quello, il filmato non è biblico. Non è biblico il film. Il regista che ha fatto quel film non ha preso la Bibbia. Dovevano salvare, non è così, perché si dovevano salvare il servo di Dio e la sua famiglia. E basta. Dio aveva incaricato solo della famiglia di Lot, non della gente di Sodoma e Gomorra. Solo della famiglia di Lot si doveva salvare. Poi chi è morto lì è perché stava già nella lussuria, nel peccato, e faceva parte di quel sistema di quella città di peccato. Amen. Pensa che negli ultimi tempi Gog e Magog sono 10 volte, 100 volte peggio di Sodoma e Gomorra. Gog e Magog che si asseranno nella battaglia dell'Armageddon sarebbe l'India, la Cina e la Russia. Sono loro che dopo il regno millenario di Gesù, dopo il rapimento, prima del rapimento, dopo il rapimento, che combatterà contro Dio, questo Gog e Magog, perché il diavolo sarà sconfitto, lui e suo figlio, e poi lui andrà in aiuto al nemico
Gog e Magog. Lui si alleerà con Gog e Magog, Satana. E Gog e Magog attualmente nel mondo nostro attuale sono l'impero dell'Unione Sovietica, della vecchia. E fratello Salvatore, stasera tutti... L'India dei mullah indiano. Stasera si stanno veramente mettendo in condizione buona. No, ma è Bibbio, quello che stai dicendo. Senti una cosa, raccontaci. Perché lui dopo. Lui, quando sarà sconfitto due volte l'anticristo suo figlio, lui per mille anni deve stare legato all'inferno. Dice che un angelo potente lo legherà mani e piedi e sarà legato all'inferno. E quando si scioglierà, tanto si alleerà con Gog e Magog, con queste tre forze mondiali. Ci parla anche che tre terzi della terra saranno distrutti. Quella stava parlando della terza guerra mondiale, stava parlando delle nazioni armate, di quelle là che hanno gli eserciti potenti che si vogliono buttare i missili uno contro l'altro. Lei stava parlando del terzo della terra sarà cancellato, ma però Gog e Magog si riferisce all'Asia, la Russia e la Cina. L'Asia e l'India. L'India, l'Asia e la Russia. Si riferiva a questi tre stati, Gog e Magog. E senti Salvatore, parlaci adesso di Giuseppe, venduto dai fratelli. Comincia da principio. Allora, c'era Giuseppe. Un giorno i fratelli di Giuseppe lo portarono insieme con loro e lo gettarono in un pozzo, perché parlarono fra di loro, lo gettarono in un pozzo, e chi lo prese da questo pozzo furono dei mercanti di schiavi che lo portarono in Egitto e lo vendé e fu venduto ad alcuni mercanti di schiavi. Successivamente fu messo in prigione nelle carceri del faraone. È lì che nelle carceri del faraone Dio usava potentemente Giuseppe con una visione al faraone, perché tanti non riuscivano a spogliare questo sogno che aveva fatto il faraone, e Dio diede la rivelazione di questo sogno a Giuseppe, suo servo. E tanti dicevano: non sappiamo. Poi si ricordarono che nelle loro carceri era stato rinchiuso Giuseppe. Giuseppe, che già la notte prima ha avuto questa rivelazione dal Signore, due notti prima aveva avuto questa rivelazione dal Signore, fu condotto davanti al faraone. E lì diede la rivelazione del suo sogno. Prima di avere come vice governatore, prima di essere ricoperto come vice governatore di Egitto, il secondo dopo al faraone. Il faraone gli disse il sogno e Giuseppe rispose con la rivelazione che Dio gli aveva donato. E gli aveva rivelato che arriveranno sull'Egitto 7 anni di abbondanza e 7 anni di carestia. Nella visione fa vedere che i 7 anni di abbondanza sono 7 vacche grasse che dovevano riempire i granai e dovevano conservare tutto il cibo per la carestia che si sarebbe abbattuta successivamente sul paese. Poi vennero i 7 anni di carestia, dove loro si dovevano autosufficienti, dovevano automunirsi per la carestia, dovevano conservare le provviste per la carestia. Arrivò questa carestia, sarebbero 7 vacche magre che mangiò le 7 vacche grasse. Quando diede questa rivelazione al faraone, lì
per premiare Giuseppe lo fece diventare vice governatore d'Egitto. Ogni cosa che diceva Giuseppe era la voce del faraone. In quel periodo vennero a prendere delle provviste i fratelli di Giuseppe in Egitto, mandati da suo padre, per 3-4 volte nel corso del tempo. La prima volta furono mandati lì a fare le provviste. Giuseppe, sapendo questo, che i fratelli erano in città dai suoi emissari, li fecero condurre al palazzo la prima volta e domandarono chi era il padre. Giuseppe, facendo finta di niente, perché non gli rivelò ancora "io sono vostro fratello", era il vice governatore, e gli dice: "mio padre è questa persona qua". Va bene, domandava come stava il padre, se stava bene, se stava mangiando. Gli fece dare il doppio delle provviste la prima volta che andarono da suo padre, così come ritornarono la seconda volta, alla terza volta pure, alla quarta volta, messi alla prova i fratelli, fece mettere dai suoi emissari a palazzo delle coppe preziose nei sacchi delle provviste. Quando furono usciti e furono a metà del cammino, ci trovarono le guardie del faraone addosso e li arrestarono, li portarono a palazzo e perquisirono le bisacce che loro avevano avuto la prima, la seconda, la terza volta. E alla quarta volta trovarono queste coppe nelle loro bisacce. Dice: "allora non tutto che io vi tratto bene, voi mi rubate anche". Allora disse: "per pegno mi dovete rimanere, qua uno di voi. Chi rimane di voi?" E alla quarta volta si erano portati il più piccolo dei fratelli. Disse: "allora voi potete andare tutti quanti, ma l'ultimo dei vostri fratelli rimane qua, il piccolino rimane con me". E loro dissero: "no, non possiamo rimanerti, perché se ti rimaniamo questo nostro padre muore di dolore. Lui già tempo fa ha perso un figlio prezioso, un figlio caro, che si chiamava di nome Giuseppe". Di nome Giuseppe. Là io immagino la reazione del faraone, che se la rideva sotto le... Però lui sempre serio, Giuseppe, in quell'attimo mi immedesimo in Giuseppe, che se la rideva, e dire: "guarda questi stolti dei miei fratelli", diceva, "guarda questi stolti dei miei fratelli". E disse: "no, tu fai morire a mio padre di colla, dopo rimango io, a turno si sacrificavano per rimanere lì, come pegno della loro disubbidienza, perché avevano rubato al faraone". E disse: "no, lasciatemi il piccolino, andate da vostro padre e portate questi medaglie e prendete lui e portatelo in Egitto". Allora i fratelli presero tutto, anche le due coppe gliele regalò il fratello Giuseppe, e mandarono a prelevare suo padre nella tenda nel deserto, e portò suo padre a palazzo. Suo padre non vedeva tanto, perché era avanti nell'età. Quando lo toccò sul viso e si scoprì lui aveva un cappuccio, Giuseppe, da faraone. Quando si tolse questa, il copricapo, e suo padre gli poggiò le mani in fronte, tuo padre pianse, se lo abbracciò e pianse, perché riconosse, anche se non vedeva, che era Giuseppe. E dopo lui stesso, Giuseppe, disse ai fratelli: "sono io, Giuseppe, fratelli, ora potete abbracciarmi. Quello che avete venduto ai mercanti di schiavi, quello che avete gettato nella cesta". E i fratelli, in quel momento, quando lui disse "io sono Giuseppe", non ci credevano, ma quando videro
che era veramente lui, Giuseppe, piansero, si buttarono in ginocchio davanti a Giuseppe, chiedendo perdono dell'atto che avevano fatto tutti insieme, tutti i fratelli insieme. Ma Giuseppe già l'aveva perdonato in cuor suo. Suo padre invece nella gioia se lo abbracciava, se lo baciava, perché era contento, non era morto. Non era morto, era un piano di Dio per riunire la famiglia in Egitto. Il Signore aveva messo alla prova la famiglia di Giuseppe. Gloria a Dio. E lì in Egitto si moltiplicarono fino a 1,5 milioni, dove dopo arrivò Mosè a tirarli fuori, un altro liberatore, un altro profeta maggiore del Signore. Da quel momento si moltiplicarono in Egitto fino a 1,5 milioni e dopo arrivò Mosè a tirarli fuori dall'Egitto. Ma per 400 anni sono stati a tirare su le piramidi come schiavi degli egiziani. Ma da quel momento si erano moltiplicati. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Amen. Adesso, caro fratello Salvatore, hai colmato a tutti, dato che ci hai dato la pillola della dolcezza, adesso dacci la tua testimonianza, però tutta gliela devi raccontare, non guardare l'orario, non guardare niente, comincia dall'inizio, non ti soffermare nelle cose piccole e vai nelle grandi, andando, chiudi gli occhi e parla, non guardare più il rullo, perché quella è la tua vita, perché guarirai anche tu, non solo guarirai agli altri, guarirai anche tu, stasera sarai un altro uomo, chiudi gli occhi e immergiti nella tua storia e parla, così, chiudi gli occhi, non guardare più il rullo, parte dall'inizio, prima parta dalle cose brutte che hai fatto, i tuoi peccati. Allora, parliamo 22 anni fa, quasi 23 a momenti. Io all'inizio ero un ragazzo come tanti, non conoscevo Dio, ero nel mondo, ho fatto una vita cercando il Signore, anche come chierichetto nella chiesa religiosa cattolica. Non conoscevo appieno il Signore e andavo dietro una religione morta, dietro una fede, a una religione che pratica le stesse cose, la stabilità, le stesse cose del mondo. C'è una religione morta che non procede in avanti, ma è statica, ferma sulle cose uniche che fa. E quando nella mia vita si presenta una sorella, si chiama Cinzia, questa sorella Cinzia si prese il negozio di un mio vecchio titolare, era un supermercato di fallimento. Noi già lavoravamo normale con il vecchio proprietario. Poi subentrò questa sorella, che questa sorella mi predicava la parola, io l'ascoltavo con tanto amore, ma ero affascinato, ero ammaliato, ammiravo sentirla parlare di Gesù. Finché proponette di frequentare la comunità Gesù Fonte di Vita di Calvizzano e portarci dal suo proprio pastore, dal suo servo di Dio, l'amministratore dei beni del Signore, l'unto di Dio. Il macellaio, il mio amico, non ci credeva, è rimasto sulle sue e non è voluto andare. Io ho iniziato a frequentare per 3 settimane la comunità a quell'epoca e rimasti in quella comunità
dopo 3 settimane, quasi ho creato 4 settimane, un mese, fui battezzato perché ho creduto per fede. E da allora il suo servo di Dio diventò anche il mio servo di Dio, che ora è un grande missionario in Africa, è un grande missionario, il Signore lo sta usando nella sua canizia, nella sua vecchiaia, come un potente apostolo che apre comunità, ma che va a pregare per i villaggi in Africa, in tutta l'Africa, in Inghilterra, in tutto il mondo. Per un periodo ha fatto il pastore, lo sta facendo ancora il pastore, ma è un apostolo che va insieme agli altri apostoli a fondare, a predicare la parola del Signore con amore e con dolcezza. E lì, nella mia gavetta di, crescendo piano piano sulla parola, sul fondamento, digiunando notte e giorno, pregando, il Signore dopo tanti anni attualmente mi ha levato come suo servo, come profeta dalla parola in Gesù Cristo, e lo ringrazio con tutto il cuore. E faccio parte della comunità di quegli anziani che portano la parola fermamente nel Signore, con amore, verso le persone che sono ferite. E questa è la mia testimonianza. Ma il Signore non mi ha riservato a stare solo nella comunità, ma in questo periodo mi sta usando molto nelle visioni a occhi aperti, a occhi chiusi. Me lo sussurra nelle orecchie i versetti, vedo cose celestiali, poi mi ha trasportato in spirito molte volte nel regno dei cieli e ho visto cose ineffabili, come Giovanni all'Apocalisse nell'isola di Patmo, che mi ha fatto vedere il Signore. Mi ha chiamato anche vasa d'onore davanti al libro della vita, dove è posto il libro della vita, dove si aprirà il libro della vita. Mi ha usato come vasa d'onore, come strumento per la sua gloria, da che non ero niente, adesso che sono un servo di valore e fedele in lui. E quando parlo mi ha dato il suo profumo, il suo sguardo, la sua misericordia verso le persone, il suo amore, che uso ogni giorno, che porto, che semino con amore, con giustizia, come a lui piace, non come a me piace, perché se facciamo con le nostre forze non facciamo niente, ma spinti dallo Spirito Santo vediamo miracoli d'amore e persone cambiate nella gioia del Signore, restaurate, guarite, liberate, miracoli soprannaturali, gente che si sono rialzata dalle carrozzine, gente che viene guarita da malattie. Per me è tutta una gioia, perché il Signore mi dice sempre che devo essere umile e stare con i piedi a terra e predicare la parola con amore, a tempo e fuori di tempo, nel suo amore, e esortare a quelli che non la mettono in pratica di dire: stai sbagliando, la parola ti dice così, il Signore ti dice così, non lo dice Ciotola Salvatore, ma lo dice la parola di Dio. A esortare a quelli che stanno sbagliando nel suo amore e a consolare quelli sconsolati, a quelli contriti, a quelli che non riescono, a pregare per le persone che hanno bisogno di qualsiasi genere, una preghiera per una malattia, una preghiera per un fratello, per una madre che non conoscono ancora Dio, di portare il buon profumo di Cristo alle persone. E il Signore opera soprannaturalmente, io semino e lui raccoglie, per la grazia di Dio. E a tutt'ora il Signore sta facendo benefici anche qui nella live, e io sono grandemente rallegrato nel cuore quando vedo e sento che il Signore sta operando giorno dopo giorno. Amen. Vedo persone rigenerate, risuscitate, restaurate, fortificate, liberate, legami che si spezzano, ceppe e catene che si spezzano. Gloria a Dio. È quella la mia gioia, è quella la mia più grande gioia, che le sorelle sono guarite, che hanno un'esperienza soprannaturale con il Signore,
e il Signore gli mostra il cammino, come devono camminare, come devono camminare rettamente ed essere fermi sulla parola. Perché noi siamo, che dalla nostra bocca deve uscire il dolce e non l'amaro, ma il dolce è il profumo sapiente di Dio. Amen. Della sua immensa sapienza. Il suo braccio è steso sempre lungo. Gloria a Dio. Nell'unzione fresca e calda d'amore. La sua Shekinah scende quando noi predichiamo, dove siamo due o tre di noi. Lui scende con la sua Shekinah in mezzo a noi, con il suo fuoco potente a rigenerarci, a guarirci, a liberarci, a purificarci, perché ogni giorno ci dobbiamo purificarci, perché dobbiamo essere mani pure, non mani inquinate. Perché se siamo mani inquinate non andiamo da nessuna parte, ma se siamo mani pure, Dio gradisce mani pure, una lode soave. Dio vi benedica. Vi ringrazio per aver ascoltato questa testimonianza dell'ultimo dei suoi servi. Amen. In nome di Gesù vi benedico. Amen. E senti, Salvatore, stai edificando tutto il mondo. Perché non ci parli del tuo apostolo? Da quando tu lo segui e che cosa hai fatto, dove sei andato? Perché la gente stasera si sta edificando. Parlaci di questo santo uomo, no, che tu segui. Allora, questo santo uomo nasce tanti anni fa nella chiesa di Giuliano in Campania, provincia di Napoli. Poi, per chiamata del Signore, lui ha aperto una comunità da 30 anni, Gesù Fonte di Vita, Centro Cristiano Evangelico in via Aldo Moro a Calvizzano Napoli. Prima stavamo in via Fratelli Bandiera, dietro nel cuore di Calvizzano, del paese di Calvizzano, provincia di Napoli. Ora siamo in via Aldo Moro. E lui fu mandato nella sua chiamata dopo che si staccò dal suo padre spirituale, l'apostolo Antonio Romeo, e suo fratello Michele Romeo, suo nonno, andò a Nizza, nella casa dello spirito a Nizza in Francia, e lì avettero la consacrazione come apostolo e come pastora profeta sua moglie, che cura le donne e anche una profeta di Dio. E lui ha una grande testimonianza, perché lui vide Gesù in un incidente mortale a Nizza proprio, vedi? Erano andati a Nizza, nel lontano, se non vado errato, 98-99. E hanno avuto questo incidente. Allora, questo incidente è stato provocato da un malavitoso, un boss francese che scappava dalla polizia, e con la sua auto prese in pieno nella fiancata guida l'apostolo Luigi, quest'uomo che io servo, e sua moglie dall'altra parte ha avuto un grande colpo di frusta nel collo, e tutti e due hanno preso poi dopo successivamente la pensione. Ma il Signore non si fermò lì. Prima lui vide in una nuvoletta uscita al corpo andare piano piano dalla terra, allontanarsi, arrivare nel primo cielo. Quando arrivò a un più alto del primo, al secondo cielo, lui si ricordò, disse, io grido a Gesù, Gesù aiutami, salvami, perché si doveva usare ancora di lui. E quella nuvoletta tornò indietro una velocità supersonica nel corpo, ritornò prima, poi fece prima, secondo e terzo cielo questa nuvoletta, poi scese
in un attimo ritornò nel corpo la sua anima. Lui si vide pure nell'incidente, nello spirito. E questa nuvoletta tornò nel corpo. Nel corpo lui lo portarono in ospedale, aveva 12 costole fratturate, una inclinata e 11 spezzate. Lì fu fasciato all'addome e lì incontrò tantissime persone che avevano incidenti del genere, patologie del genere, e Gesù si usò di lui per guarirle. Predicando la parola del Signore come noi facciamo, guarì parecchie, e nel momento che lui portava la parola anche agli altri che erano incidentati, ammalati, fasciati, avevano sull'ospedale, lui portava la parola di Dio e il Signore si sentiva una mano sul suo ventre, che nelle fasce lui lo stava guarendo, stava calcificando, stava restaurando tutte le sue ossa. Tutte le 12 costole stava restaurando, anche quella inclinata. Dopo 4 mesi che è uscito da quell'ospedale, 4 mesi e mezzo che è uscito da quell'ospedale, il Signore sul lungomare di Nizza lo battezzò di Spirito Santo, ma di potenza, di fuoco. E lui iniziava tutto il giorno a profetizzare in lingua. E profetizzando in lingue a tutte le persone che incontrava con la moglie, e diceva: calmati, prega per loro, ma non pregare in lingue. Invece no, quella era un'unzione che era scesa fortemente sulla persona da Dio, donatagli da Dio, che predicava per una coppia sterile, che quella coppia sterile nel giro nemmeno di una settimana ha avuto 12 figli. Pensa che potenza il parlare in lingue, che noi glorifichiamo Dio che ha aperto il ventre di quella donna e il seme di quell'uomo, e hanno avuto 12 figli. Non potevano avere figli perché quella coppia, alla prima volta che si presentò a loro, disse: noi veniamo dall'ospedale e siamo sterili tutti e due, ma desideriamo dei figli. Detto fatto, ecco qua, quello che è possibile all'uomo è possibile a Dio. Amen. Nel suo parlare in lingue, che parlava continuamente a ripetizione, il Signore ricreò l'utero della donna e ricreò il seme dell'uomo, e hanno avuto 12 figli. La prima volta hanno avuto 5 figli, la seconda volta hanno avuto altri 3 figli, e sono 8, fino a 12 figli. Alla fine hanno dovuto telefonare a loro due perché si sono scambiati i numeri sul lungomare di Nizza. Ha detto: mamma, loro parlavano in francese, di all'apostolo che non prega più per me, ho avuto 12 figli, gloria a Dio, faceva. E gli diceva: mamma, di che non prega più, perché il Signore ci ha strabenedetto. 12 figli, al momento faceva la squadra del pallone. La squadra di pallone, bravo, la squadra di pallone. E lì ha iniziato il suo ministero, poi quando è tornato qui ha aperto l'opera, che è da 30 anni aperta, sempre facendo il pastore da quel giorno. Poi dopo ha avuto la consacrazione qui a Calvizzano, che da tutto il mondo vennero 12 apostoli in comunità da noi, in una conferenza davanti a tutto il popolo di Dio e altri ministri ospiti in noi, dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Germania, dal Belgio, dall'Olanda, vennero questi 12-13 apostoli e vennero a dichiarare che lui era un apostolo di Dio. Ha avuto una consacrazione e su di lui c'è un'unzione come una colomba, e fu consacrato apostolo. L'apostolo Luigi, ma nella sua vita, anche quando lui non era apostolo ma era credente, il Signore pure si serviva di lui come strumento per guarire, benedire, restaurare, miracoli, per cacciare demoni dalle persone. Anche quando lui non era battezzato già si usava di lui potentemente. Ora
nella sua anzianità, nella canizia, come dice il Signore, come dice la parola di Dio, si sta usando potentemente, anche se lui ha una grande testimonianza, lui non è stato operato alla prostata, non c'ha più una prostata. E lì il Signore pure ha provveduto, con tutto che gli manca, l'ha mandato in Africa, e lì davanti a 20.000, 30.000, 50.000, e forse anche 120.000 persone, perché lì in Africa devi sapere, Angelo, che non esistono dottori. Chi è che ti guarisce lì è l'unzione di Dio, è la potenza di Dio nell'imporre le mani e nella preghiera che tu rivolgi davanti a quel popolo. Dio fa scendere il fuoco santo, fa scendere l'unzione potente da guarire, da riaddrizzare le gambe, da far stare i paralitici dalle sedie, perché poi là devi liberare anche dalla macumba, dalla stregoneria, dal voodoo. Lì ci sono demoni più potenti delle cartomanzie, della necromanzia, di tutte queste cose che abbiamo noi in Italia e in Europa. Lì c'è gli stregoni, gli sciamani, allora combattono contro le forze del male un po' più potenti che stanno in Europa. E là l'unico dottore è il nostro Signore Gesù Cristo, il Re dei Re, Signore dei Signori, che guarisce e fa miracoli e benedice quel popolo. È un villaggio che ha costruito questo evangelista Paul, si chiama Paul, questo grande evangelista, padre spirituale di questi villaggi. Non è un solo villaggio, ma è una cittadella immensa. E lì continuamente pregano, fanno una settimana digiuno e preghiera e pregano 12 ore al giorno. 12 ore al giorno, pensa che gloria scende in mezzo a loro. 12 ore al giorno pregano e che gloria scende. Non ti fermare, Salvatore, vai avanti. È una cosa meravigliosa. Poi siamo stati in Inghilterra, siamo stati in Spagna, siamo stati in Puglia, in Calabria, siamo stati nel nord Italia, a Milano abbiamo un pastore argentino che è da tanti anni che è qua, era sotto il ministero di un grande apostolo in Argentina che si chiama Riccardo Di Rocco. Riccardo Di Rocco, che è venuto anche qua insieme a altri due apostoli, che si chiama Riccardo Palao e un altro Ronnie Chavez, che vengono una volta all'anno qua in Italia a portare la benedizione, e con il gruppo della chiesa di Manchester e di Liverpool e anche di Londra. E io penso, il Signore, per farmi parlare con loro, che loro parlano inglese, io lo capisco l'inglese, lo capisco bene, ma no, ottimo, mi fece parlare in spagnolo e in inglese, la mia lingua si ritirò, parlavo come loro. Parlavo bene in inglese e bene in spagnolo, perché il Signore mi unse il dono delle lingue, mi uscisse un'unzione forte che iniziò a parlare sia bene in inglese e in spagnolo. Io lo spagnolo lo parlo benissimo, mentre l'inglese lo parlavo così e così, normale, non proprio ottimo. E mi fece parlare con questo, loro venivano con i loro pastori, era tutta la chiesa con il loro pastore. E andammo a pregare in tutte le case di scampiglia, dei camorristi, della gente normale, delle palazzine, delle vele, e andammo a portare la parola di Dio in ogni casa. E dopo, quando si fece questa riunione all'aperto, sulle colonne, su questo anfiteatro di scampiglia, avvennero migliaia e migliaia di persone che furono pregate, furono liberate, furono guarite. Poi sono stato con lui in Romania, sono stato con lui in Ungheria, in Polonia, sono stato un po' in tutto il mondo, sono stato con lui. Nel nord Italia siamo stati anche a Torino da un pastore di colore che si chiama Alani, che ha una grande comunità nel Piemonte. Poi in Piemonte andavamo a trovare sempre il pastore, adesso è con il Signore, non c'è più, Paolo Cardegna, che di Pianezze,
paese di Pianezza in provincia di Torino. Poi siamo stati nella comunità, sono stato anche invitato ultimamente, la prossima volta che si radunano con Max, quello che fa la live su TikTok, dal pastore Domenico che si trova a Recanati, a Parma, nella chiesa di Parma, a portare la parola di Dio lì. Mi ha invitato stesso il pastore Domenico, mi ha detto: Salvatore, ho grande desiderio che tu mi senti come mi senti adesso tu parlare, a predicare, a portare la parola qua. E dice: il mio desiderio è che ti voglio vedere insieme ai fratelli, come sono venuti i fratelli qua, che un giorno vieni a portare la parola per rialzare la chiesa di Recanati, che ha tanto bisogno, la sua chiesa, a portare una parola di conforto, di rialzo per i credenti. Ho detto: pastore Domenico, non preoccuparti, il Signore vede e provvede anche lì, ti verrò a trovare un giorno di questi. Piano piano mi vogliono un po' tutti quanti. Poi sono stato in giro da tutte le parti con lui. Ma prossimamente, penso per giugno, abbiamo una conferenza che dovrebbe venire questo pool dall'Africa, questo evangelista che viene con un gruppo di tutte le nazioni, viene con i suoi pastori e con altri pastori che vengono dall'Inghilterra, dal Portogallo, dalla Spagna, dalla Francia, dalla Germania. E dovremmo avere a giugno questa conferenza in chiesa. Si stanno organizzando, perché poi le strutture a Napoli grandi non ce ne sono, ci può stare il Stadio San Paolo, il Palazzo Partenope. Stanno trovando una struttura dove fare una grande riunione per la benedizione, per la guarigione delle persone. Stanno organizzando questo mo in chiesa da me. Per il momento pregano, adorano il Signore nella piena libertà. Poi la comunità nostra è una comunità che lascia molto la parola allo Spirito. Predichiamo la parola e poi lasciamo la parola allo Spirito. A parlare, lasciamo molto la parola allo Spirito. Il Signore ci parla in visioni, profezie. È fondato proprio sulla parola questo ministero. Lascia molto allo Spirito operare. Vuoi sapere qualche altra cosa? Sì, ne avrei tante cose che volevo sapere, ma è tardi adesso. Adesso è tardi. Adesso ti stai edificando, fai una bella preghiera lunga, 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 perché ti sei sfogato, e ringrazia il Signore che ti ha fatto parlare stasera. Perché tu hai... Grazie, Signore, per tutto quello che fai nella mia vita. Amen. Signore, metto davanti a te, Signore, la mia vita, tu lo sai, opera come tu vuoi, Signore. Signore, vengo a te nel nome di Gesù per questa live, Signore. Tocca tutti i miei fratelli, benedicili, Signore. Rialzali, Signore. Apri la porta della benedizione sulla loro vita, Signore. Prospera, Signore. Estendi la tua mano potente, Signore, a guarire, a liberare, a salvare, Signore. A restaurare ogni cosa, Signore, nel tuo nome. Signore, stendi la tua mano di guarigione per gli ammalati del tuo popolo, Signore. Amen. Benedici tutti, dal primo all'ultimo, Signore. Stendi la tua mano sui miei fratelli più deboli, Signore. Apri la porta della benedizione, della prosperità, Signore, su Francesca Carter, su tutti quelli che hanno bisogno, Signore. Apri una grande porta di finanziaria e di benedizione sulla loro vita, Signore. Grandemente, Signore. Prego, Signore, per i carcerati, Signore, ti prego per gli allontanati, Signore, li porto a te con condanni d'amore, Signore, ti prego per i carcerati, Signore, ti prego per i divorziati, Signore, ti prego per le famiglie, Signore, tienili sempre unite, Signore, non permettere al nemico di dividere la famiglia, che è l'unità in Gesù Cristo. Signore, ti prego per le nazioni davanti a te, Signore, ti prego per la guerra, Signore, di queste guerre, per le vittime di queste guerre, Signore, non per il business delle guerre, ma ti prego per le persone che stanno soffrendo per queste guerre. Fasciale, Signore, aiutale, sfamale, Signore, usati, Signore, di questi canali di benedizione che portano il cibo, Signore, abbondale, Signore, della tua presenza, Signore,
visitale, Signore, fagli sentire il tuo calore su quei luoghi, Signore, in Ucraina, come la stessa cosa nella striscia di Gaza, Signore. Signore, ferma Netanyahu, il presidente di Israele, Signore, fallo ragionare. No? Fallo ragionare, Signore, tienilo fermo, Signore, non gli fare fare nessuna sciocchezza che vada contro la tua parola e contro l'opera delle tue mani in Gerusalemme, Signore. Fallo ragionare, Signore, e tienilo frenato, Signore. Signore, blocca invece, lega potentemente, prenda autorità, Signore, l'Iran, Signore, e Hamas. Siano legati nel nome di Gesù e ogni loro strategia fallisca nel nome di Gesù. E anche la mano di Gog e Magog della Russia, lego quella mano potente che dia salvezza, pace e libertà al popolo ucraino martorizzato da questa guerra. Sì, Signore, ti mettiamo davanti a te tutti i servi di Dio che predicano la parola. Amen. Signore, che si affaticano in vano, dagli nuove forze, una fresca unzione questa sera, Signore, e usale sempre per la tua gloria, in potenza e in salvezza, Signore. Usati come base ad onore, nel nome tuo santo e benedetto in eterno. Amen. Amen. Gloria a Dio, amen.